Rieccoci qui, sono sempre io. Questa è la seconda parte del video haul dello shopping fatto a Londra e in questa parte vi farò vedere gli accessori comprati da Forever 21. Tra l'altro, piccola parentesi, nel video precedente ho dimenticato di far vedere un acquisto fatto da Primark, che sono queste scarpette per la casa. Delle pantofole a forma di stivale, pucciosissime, con questo materiale caldoso, scaldottoso, invernaloso. Sono fatte così, sono di quelle morbide, senza la suola rigida, e all'inizio non mi sono trovata molto bene ad utilizzarle, perché sì, le sto già utilizzando in casa, sono caldissime. E queste mi sembra pagate sui 3 pound, no, 6 pound, 6, 6 pound. Mi è piaciuto il colore, la forma e niente, le ho prese. Allora, parentesi chiusa, iniziamo col video di accessori. Per accessori intendo soprattutto questa volta gioielleria, cioè bigiotteria, comprati da Forever 21. Con Forever 21 è successa una cosa, cioè io ero talmente presa dai negozi che vedevo lì che mi ero dimenticata di Forever 21. Me ne sono ricordata il penultimo giorno, siccome non ho bazzicato molto per Oxford Street, nel senso che abbiamo visitato più altre zone, abbiamo camminato più per altre zone, o almeno c'ero passata in autobus, ma non a piedi tutta. Anzi no, una sera c'ero andata con mio marito e mia mamma, però non eravamo arrivati fino a dove era Forever 21, che si trova, se non mi sbaglio, proprio quasi di fronte alla fermata di Bond Street, su Oxford Street appunto. Non vorrei dire cacchiate, se ho detto cacchiate vi lascio una nuvoletta qui intorno per chiarire. E quindi me ne ero proprio dimenticata il penultimo giorno, sì, dopo che sono stata a trovare Silvia di Mademoiselle Anne. Ciao cara, mi ha fatto troppo piacere venirti a trovare, penso la conoscerete in molte. Sono andata a trovarla dove lavora, giusto per un salutino, perché lei nel frattempo aveva avuto dei contrattempi, non eravamo riusciti ad organizzare un incontro vero e proprio, nel senso magari con un'uscita mi sarebbe piaciuto andare a prendere qualcosa con lei, ma non abbiamo potuto, quindi sono andata a salutarla e al ritorno sono andata da Forever 21 e il tempo era poco, perché poi subito dopo avrei dovuto raggiungere, sto dicendo la mia vita, interessante, avrei dovuto raggiungere i miei per cenare, e quindi il tempo era poco e l'ho dedicato tutto a guardarmi gli stand con la bigiotteria, orecchini, collane, anelli, bracciali, eccetera eccetera, e sono uscita con questo bottino. Che a pochino, avrei voluto stare lì molto più tempo per comprare abbigliamento e roba del genere, però ci accontentiamo. Allora, pesco a caso dalla borsa, anzi forse mi avvicino che è meglio, ah, così vi vedo meglio, voi vedete meglio il mio faccione. Questo set, composto da perline, dragonfly, ovvero le libellule, questi strassini, fiorellini, cuoricini, che sono questi? Ah, quanto sono carine queste volpi, penso siano delle volpi queste, le rose, i gufetti e i fiocchettini, troppo carini, troppo, non potevo lasciarli lì, e questi 2 pound. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 paio di orecchini per 2 pound. Corini. Poi, questi sono fighissimi. Cioè, io me ne sono innamorata appena li ho visti. E sono questi qui. Allora, cominciano così sopra.
con questo Swarovskino. Sono in un grigio scuro, un grigio antracite. Hanno la testa di morto, il teschietto. Poi scendono lunghi, 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 così. Sono un insieme di cose che mi piacciono, ovvero il colore scuro innanzitutto, poi lo strassino, il teschio, le borchiette, le punte all'ingiù, i triangoli con la punta all'ingiù mi piacciono tantissimo. Corallini, perlini, c'è anche una piuma, però guarda, non è che impazzisco, però fatto in questo modo mi piace un sacco. E sono lunghissimi, cioè se li metto così mi arrivano sul seno, però li ho adorati a prima vista e ho detto devono essere miei, e costano £2,50. Per chi va a Londra in questi giorni credo dovrebbe ancora trovare questo genere di cose, perché non è passato poi tanto tempo. Ma erano c'erano tipo una cosa come una decina di stand, sapete quelli là a quattro facciate dove ci sono tutti tutta questa bigiotteria lunghi e mamma mia immensi. C'erano, ho preso questi qua che portano questa tigre, penso puma. Cos'è? Non lo so, però mi è piaciuto. E questi qua, un po' più classici, un po' più anche bon ton se vogliamo. Questo termine esce sempre fuori, ormai fa moda dire bon ton. E questi qui, £3,15, €3,90. Belli. Poi ho preso questi due anellini qui, semplici, semplici. Uno col fiocchettino nero, uno con la rosa bianca, pagati £2,40. Poi ho preso questi qui, che sono come quelli neri, ma con questa pietra lilla all'interno, bellissima. Tra l'altro li posso abbinare al maglione che vi ho fatto vedere nell'altro video. E mi piacciono un sacco. E ho pagati £3,15. Questi costano un po' di più. Poi pseudo elegantini, ci sono questi qui, questi proprio fanno una bella figura su un vestito un bel po' elegante, magari scuro, per fare contrasto, e danno grande luminosità, e costano £3,15. Infine, ah no, altri due pezzi. Allora, questo set di anelli che mi è piaciuto un sacco, anzi, devo ringraziare mio marito perché nel frattempo anche lui guardava un po', e di solito abbiamo gusti molto differenti, della serie che lui mi proponeva uno, io no, no, che schifo, no, no, e invece quando mi ha proposto questi, me lo stavo sposando di nuovo là dentro, e sono qui, questi qui. Che secondo me sono fighissimi sia da indossare singolarmente che anche tutti insieme, proprio in questa posizione qui. Anche di lato sono particolarissimi. Un po' martellati, un po' bucherellati. E questo set costava, sì, £3,90, €4,90. Mi trema la mano. E infine questa headband,
per capelli, fascia però in finto metallo con questo intreccio. Trovata molto, molto rock e molto adatta al mio taglio di capelli, soprattutto. Immaginatela così. Ora me la metto per non scompisciarmi i capelli di nuovo. 3 pound e 15 dietro all'elastico. Così. Totale spesa da Primark. Vi faccio vedere anche uno scontrino. Totale spesa da Primark. Tutte queste cose che vi ho fatto vedere finora. 18 pound e 90. Cosa devo vedere più? Video un po' alla cacchio di cane, per non dire altro. Nell'altro video ho dimenticato anche di farvi vedere un piccolo acquisto fatto da Lily White's, che è un negozio, un megastore gigante in Piccadilly Circus, che vende per la maggior parte roba sportiva, abbigliamento e scarpe sportive, però nel reparto femminile ho trovato anche questi boots carini, mi serviva un paio di boots per tutti i giorni, un paio di stivaletti così da tutti i giorni, bassi, neri, che sono bene con tutto, con la punta arrotondata, con risvolto. Però si può anche girare e portare alto, sì, però non mi piace. Finisco scesi così, con le stringhette che mi piacciono e stanno tornando molto, e pagati solo 18 pound. Hanno anche questa particolarità qui. Insomma, carinissimi, anche abbastanza caldi all'interno, non so se riesco a farvi vedere, c'è questo materiale qui. Poi, continuando e passando al trucco, non ho comprato granché, ma sono molto fiera di quello che ho comprato, e sono da Superdrug, c'era Barry M, stranamente non ho comprato niente di MUA, di Makeup Academy, perché nel Superdrug in cui sono andata a Camden Town non mi piaceva lo stand, era tutto spiaccicato, tutto rotto, sono rimasta un po' delusa, non mi è piaciuto. Poi mi sono detta, vabbè, chissà nei prossimi giorni quante altre occasioni avrò di entrare in un Superdrug, invece tra una cosa e un'altra non c'è stata occasione, quando si viaggia con gli altri è sempre così, meglio viaggiare da soli, e si ha più libertà, non bisogna stare a sentire le esigenze di tutti. E quindi mi sono un po' adeguata alla situazione e non ho avuto più occasione di entrare in un Superdrug. E quindi non ho comprato niente della MUA, però in compenso ho preso questi due smalti Barry M, uno della linea Nail Paint in questo colore qui, è fedele da come lo vedete in telecamera, ed è il 317 Blue Moon. E tra l'altro l'ho provati anche, mi piacciono un sacco. Cioè, non è che mi sto dicendo che non sto facendo una recensione, nel senso che mi piace il colore. A quanto ho visto, li ho indossati senza top coat e non durano molto. C'è gente che ne parla benissimo, però. E questo invece della linea Jelly High Shine, sempre Nail Paint by Barry M, che è questo colorino qui. Lo so che vi sembreranno colori per niente innovativi, però li ho visti, mi sono piaciuti, non ce li avevo nella mia collezione di smalti e li ho presi. Questo è il GNP5 Blueberry 243. Ce la puoi fare, vai! Yeah. Ok. Poi, sempre in quel Superdrug a Camden Town, c'era la Sleek, come in tutti i Superdrug, però io non... Cioè, lo sapevo, ma ovviamente me l'ho dimenticato. Aia, le gambe.
ho tenuto troppo le gambe piegate e quindi mi fanno male, ho preso lei, la Eye Divine Ultra Matte Darks Palette. La conoscete? Penso di sì. Già un po' sporca perché l'ho già utilizzata. Solito packaging semplice ma figo, perché è opaco e poi c'è la scritta sleek lucida. E questa è la palette. Ecco, è caduto. È caduto il doppio applicatore. Leggerissimo e piatto, figo. E questa. Ciao, fotocamera. Ciao. Anzi, telecamera. E questi sono i colori. Figus, come direbbe Maria Luisa. Ciao Maria Lu. Sì, gnocchi, cioè mi piacciono. Ancora non li ho provati tutti, però mi piacciono. Quelli che ho provato mi piacciono, questo intendevo dire. E niente. Allora, gli smalti, purtroppo non mi ricordo quanto ho pagato queste cose. Questa mi sembra £7.90. Può essere. Gli smalti, non so, penso sui 2-3 pound l'uno, può essere, 2 pound e qualcosa, 2 pound e 99. E poi, per finire, acquisto degli acquisti. Un giorno eravamo al centro commerciale di Westfield, dove abbiamo anche pattinato sul ghiaccio, è stato divertentissimo. C'era un Boots gigantesco con delle commesse strafighe che sono entrata con mio marito, ho temuto di perderlo. Però sono uscita con loro. Pennelli Real Techniques. C'erano i due set, ma c'erano anche i pennelli sfusi. Allora, dopo aver passato tre quarti d'ora davanti allo stand a capire cosa volevo, quale volevo prendere, come dovevo gestire economicamente la situazione, nel senso che mi facevo i miei vari conti, allora se prendo questo 7,50 euro, se prendo l'altro andiamo, arriviamo a 13, ma poi se più anche il terzo che è in offerta, insomma, un casino, ho deciso di prendere questi due, perché uno è il set di pennelli viso, 4 pennelli all'interno, più pochette, e l'altro ne ha 5, più pochette. E mi sono detta, visto che non avevo un'idea precisa di quale pennello prendere, ne avevo sentito parlare benissimo dalla maggioranza delle persone che li avevano provati, usati e comprati, quindi ho detto, per me uno vale l'altro, cioè sì, mi piacerebbe avere un bel pennello da fondo, mi piacerebbe avere un bel pennello da sfumatura, e insomma, siccome sul secondo acquisto, cioè sul secondo acquisto non acquisto come volta, nel senso come prodotto, sul secondo prodotto che acquistavate c'era il 50% di sconto, sì, mi pare di sì, l'altro pagavi in pratica a metà prezzo, ho detto prendiamo i due set perché è la soluzione più conveniente e che mi permette di provare più pennelli. E quindi ho preso questo set qui, che porta questi pennelli qui. Anzi, li faccio vedere dietro. Poi, siccome li ho tolti, poi ve li faccio vedere singolarmente. Sono questi qui. Ovviamente, penso che tutti sappiano che i Real Techniques sono i pennelli di Samantha Chapman, una delle due Pixie Woo, che è lei. E sono un Detailer Brush, un Pointed Foundation Brush, un Buffing Brush e un Contour Brush e un Panoramic Case, che ora vi faccio vedere. Ah sì, vi stavo dicendo del prezzo. In pratica un set costava 21,90, cioè tutti e due i set costavano 21 pound e 99 ciascuno, però siccome sul secondo c'era lo sconto del 50%, il secondo lo pagavo 10 pound e 99, quindi tutti e due questi set mi sono venuti 32 pound e 98, quindi io per diciamo 33, arrotondiamo a 33 pound, che saranno sui 40 euro, mi sono portato a casa 9 pennelli Real Techniques. Penso sia bargain, penso sia abbastanza conveniente.
Allora, vi faccio il set. Allora, 1, 2, 3. E 4. Il set da viso ha questo colore aranciato, un po' gold, un po' arancio. E ha questo pennello qui. Scusate se sono sporchi, ma è più che altro per farvi vedere la forma. Questo qui. Questo qui, che sto usando per il blush. E mi ci trovo benissimo. E questo qui, che è un foundation brush. Anche se non è il più conosciuto per il fondo, per la base di Real Techniques, perché ce n'è ancora un altro di cui non conosco il nome, ma che ho visto in diversi video, e che è il fondo, cioè il pennello da fondo per eccellenza. Questo è più piccolo, però questo mi ha salvato dall'applicazione del fondotinta minerale High Coverage di Neve Cosmetics. Cioè io non riuscivo a utilizzare quel fondo perché ne avevo fatto anche una recensione negativa, perché non mi era piaciuto affatto. Con questo riesco a mettere anche quel fondo lì, per farvi capire quanto sono belle queste pennelli e quanto ne valga la pena. Cioè, come ha detto Ornitorella in un video, cioè, in pratica, non, cioè, una volta comprati questi, gli altri potete anche buttarli al vento. Nel senso che... è un'esagerazione per farvi capire che sono pennelli di grandissima qualità, altissima qualità. Gli altri del set da occhi, scusate, sono questi qui. Questi quattro qui. Colore stupendo. Questo lilla metallizzato, stupendo veramente. E sono questo qui, piccolino, piatto, col quale di solito faccio le cose di precisione. Applico l'ombretto sulla palpebra mobile, anche per esempio nell'angolo interno quando devo andare sotto. Questo qui, che mi piace per applicare l'illuminante nella zona contorno occhi e per sfumare anche a volte, perché è un po' cicciotto di lato, un po' arrotondato sopra, è abbastanza fitto. Poi c'è questo qui, che è il classico che uso da sfumatura. Sembra un kabuki versione mini, con la praticità di avere il manico lungo. E poi c'è questo qui, al quale io non avrei dato un pound, nel senso che guardandolo così nel set mi ero accorta che aveva una sezione troppo doppia per essere un pennello da eyeliner. Vedete quanto è doppio, quanto è spesso? In realtà gli ho trovato un suo utilizzo. Qui lo chiama brow brush. Appunto, se avessi letto l'avrei saputo. Inizialmente l'avevo preso per un pennello da eyeliner, ma mi dicevo, così doppio, così spesso, a sezione così larga, non può essere un pennello da eyeliner, cioè mi ci faccio tutto l'occhio con questo. In realtà, poi andando a leggere, è un brow brush, cioè un pennello per le sopracciglia, e è la cosa più divina che io abbia mai provato per le sopracciglia. Cioè, io prima stavo 3 ore a fare, tipo, a simulare ogni singola ciglia di sopracciglio, pelo di sopracciglio, come li chiamate. Con questo, 4 mosse, proprio per il fatto che ha questa sezione spessa, è come se ogni setola del pennello lavorasse per fatti suoi, e quindi a voi bastano pochi tratti e il sopracciglio è fatto. Anche oggi li ho fatti con questo qui, ma è di una praticità e di una semplicità d'uso disarmante. Io ho finito qui, vi mando un grosso bacio, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Ditemi cosa ne pensate, se avete provato qualcuna di queste cose, magari smalti, magari pennelli, o se vi piace qualcosa in particolare che ho preso da Primark, da Forever 21, che vi piacerebbe che vi piace. E insomma, fatemi sapere, lo sapete, se c'è sempre la scusa per chiacchierare, si parla qui in tranquillità, non c'è nessun tipo di problema.
E vi mando un grosso bacio, ve l'ho detto già, lo ripeto. Alla prossima, ciao!